Non c'è nessuno, Fede. Cazzo, Fede, ho visto una figura lì. Ma perché ho illuminato? No, ho visto una figura lì, cazzo, non sto scherzando. Mi chiamo Francesco Mascioli e sono un esploratore del paranormale. Fammi sentire la tua sofferenza in qualche modo. Nel lontano 2018 do vita al TPE, un gruppo di investigatori del paranormale, il quale il nostro scopo è di catturare strani fenomeni inspiegabili. Guarda, sono le ragazze! Spinto da questa grande passione, giro per tutta Italia, alla ricerca di luoghi abbandonati e infestati, su cui svolgere indagini paranormali. Ho visto passare una sfera luminosa in alto. Che cosa c'è dopo la morte? Per scoprirlo, venite con me. Tu sei dovuto portare una portiera aprendo fuori la strada. Sì, come l'altra volta, guarda. Quella volta che sono un campanello sono la vita. Boia. Che strada? C'è qualcuno qui? Cos'era? Comunque direi di fare una box qua. Sì? Sì. Ma non è il corridoio. Qui c'è una soffitta. Sì, c'era, sì. Me la vedete? C'è qualcuno qua che ci può rispondere? C'è qualche paziente ricoverato qua? Chiamate? Chiamate?
prego. E vedo che qua dentro sono stati ricoverati dei partigiani? Aspetta, ci danno l'eco, ci danno. Levo il riverbero. Mi dici qualcosa? In questo momento soffrite? C'è qualcuno qua nel corridoio? Siete nelle stanze? In quanti siete qua dentro? Ok, senti che parlano diverso rispetto a oggi. La scansione è diversa. Sì. Ma sai che è più veloce, più strana? Sì, è vero. Carlotta è lì? Chi è Carlotta? Chi è Carlotta? Una paziente che era qua ricoverata? C'è Angela? Mi dite chi siete? Qual è il tuo nome? Zitte. Zitte. Zitte anch'io. Zitte, quindi ci sono delle donne. Siete delle donne? Potrebbe essere un uomo che ha detto alle donne. Non, zitte. Non abbiate paura di noi. Non siamo qui per farvi del male. Cioè, siamo ragazzi che potrebbero essere benissimo vostri nipoti. Ma qui donne non ce n'è mica. Ai tempi c'erano i soldati, però può essere che, essendo che giù abbiamo trovato dei fogli con nome di una donna, può essere. C'è qualche donna qui allora? Parlate con noi, interagite, non abbiate paura. Siete liberissimi di farlo, tranquillamente in pace. No. È dietro, ha detto no. No, Giovanna. Giovanna, Giovanna è qua dentro, ha detto. Dov'è Giovanna? Dov'è Giovanna? Trova la stanza. Non lo aspetto. Come mai? Devo cambiare la batteria.
Lo stai registrando? Sì, sì. No, non ti ha registrato. Fede ha detto. Ha detto il suo nome. Mi ha chiamato? Sì. Ha detto sì. Che cosa vuoi da Federico? Sadi, hai detto il mio nome? Eh? Dov'è Carlotta? Stai molto parlando, sento proprio che parlate tantissimo, però non è facile interagire e capirvi. Sono diversi. C'è più persone. Cosa ha detto? Sono tante persone qua dentro. In quanti siete in questo momento su questo corridoio qua attorno a noi? C'è qualche dottore anche per caso? Sì, ha detto di sì. Permesso. Ma secondo me parlano anche tra di loro? Sicuramente. C'è troppa interazione con nessuno, è strana qua. Cioè, sento una scansione un po' particolare, cioè. O chiacchierano tantissimo, boh. È strano, sì. Troppe voci. Forse c'è qualcuno che parla fra di loro e qualcuno ci risponde, però non si capisce. Non si capisce, sul live è ancora più difficile. Mi fate sentire, per favore, eh? Provate a bussare la porta. Dai, replicate questo rumore, per favore. Comunque facci caso, guarda, una cosa che ho notato adesso. Di cosa? Che le accende delle luci sono tutte alte. Proprio perché i pazienti forse stanno sedi a rotelle e non ci potessero arrivare. Dici? Perché sono qui? Potrebbe essere un'ipotesi. Cioè, di solito altezza qua. Sì, di solito. Cioè, altezza. Metà. Sì. Non è in cima alla porta. Sai che non lo so. Guarda, anche lì. Perché non lo so? No. Una cosa particolare, sinceramente non l'ho mai vista io. Un motivo c'è. Un'accensione delle luci lì. Tra l'altro, dietro questa copertura di vernice. Sì. Ci sono gli affreschi. No. Lo vedi? Sì, è vero, perché ancora prima c'erano affreschi, poi c'erano tinto. Sicuro? Forse si vede. No. Non sono freschi questi. Sì, sono tinture. Queste erano le mura originali del posto e queste erano coperte, magari dopo ancora, capito? Dai, siamo qui in cerca di risposte, di conferme della vostra presenza. Poi tra 5 minuti andiamo via. Quindi in questi 5 minuti fate qualcosa per farvi sentire. Tanto adesso andremo via. Avete 3 minuti per avere un contatto con noi. Fatelo.
Vediamo tantissime possibilità per farlo. Diverse possibilità per farlo. Ma vai, Niente. Perché? Tutto un po', fermati, mi ripeti. Io ho più pistello, maledetto. Due, non uno, due. Fermati, fermati. Se c'è qualcuno ora in questo momento che può parlare, ogni umano, un registratore, registra la tua voce. Parlaci attraverso. Qui, con lo strumento che ho in mano. Se c'è qualcuno ora in questo momento che può parlare, ho in mano un registratore, registra la tua voce. Parlaci attraverso. Che c'è? Qui, con lo strumento che ho in mano. Ma direi di tornare giù. Sì, sì. Sono giù. Sì, vai. Fresco. Boh, senti, ma è rinfrescato così? Non è così fresco, Dici? No. Boh. Sta meglio ora. Si vede qualche grado meno. Qui vabbè. Tutto marcio. Ragazzi, indagine conclusa, una piccola indagine conclusa all'interno di questo ospedale psichiatrico, in questo piccolo reparto del manicomio di Pille Sbertoli. Ok, interessante, vabbè, non è successo chissà cosa, però ho visto una figura là in fondo, un volto in particolare. Pensiamo ad avere tutte le risposte ovviamente con la sessione di metafonia. Si è illuminato il capo di una volta, ha fatto delle brillate. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e come sempre ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!